Grazzesi. Cronom, 10 minuti, ragazzi, andiamo avanti. Basam. TG Rai del 19 gennaio 2010. Da molto, quando acqua ha passato su tutti i ponti. E i ponti, ragazzi, ponti. È del 31 gennaio e già siamo il 31 dicembre, già siamo il 19 gennaio, senza che ce ne siamo accorti, è passato tutto questo tempo, tanta acqua sotto i ponti, tanta acqua. Oggi infatti c'è un convegno sull'acqua, no, oggi scusate, sabato. Giorno 23 sabato alle ore 18, se non avete nulla da fare, se vi è arrivata a casa la bolletta dell'acqua e non la potete pagare, anche se la potete pagare non la pagate perché è un furto, Arai. Andate dove? Andate che c'è un convegno organizzato dall'ala, diciamo, PDE del PD che fa capo a Franco Ferrara, con insieme all'eurodeputato Saro Crocetta, al senatore Beppe Lumia, che sono quelli che hanno fatto fuori dall'ASI il Rabito, e ci misero per uno lombardo. Ci misero un lombardo che insieme, diciamo, a chi si Miscuglio. Amico, Miscuglio Arai. Quindi sabato grande convegno dell'acqua a casa di Ranieri Ferrara. Quindi, in piazza Giorgio Boris Giuliano alla villetta, tutti a questo convegno, questo convegno molto interessante, con Sara Toscetta e Beppe si affaccerà alla finestra e noi dal giù dal popolo lo abbracceremo con un Arai. Oggi alle ore 18 show. Ne parla Bon Giovanni Guglielmo, @libero.it. Ore 18 show, consiglio comunale, 7 punti all'ordine del giorno. I più importanti sono la restituzione del canone di depurazione dell'acqua, Arai. Due interrogazioni consigliari presentate da Paternico e Gagliano, e poi ci sarà qualche altro punto all'ordine del giorno. Non mancate! Oggi perché... mi raccomando, perché questi di qua ci costano un bel po'. In un anno ci sono costati circa 120.000 euro. Eppure la battaglia l'abbiamo vinta, perché abbiamo detto che dovevano mettere quanti soldi guadagnavano, l'hanno messo, così siamo trasparenti, poi c'è qualcuno che guadagna di più, qualcuno di meno, Però sudano. Sudano, questi lavorano, ragazzi, un consigliere comunale 7 giorni su 7 si alza la mattina e pensa a cosa fare per la città. Pensate che c'è gente che non dorme la notte per capire che cosa deve fare per aiutare l'amministrazione a governare meglio. Non dormono di notte, assolutamente. Sudano pure di notte e prendono. C'è gente che piglia anche un bel po' di vicini, anche più degli assessori. Questa cosa si dovrebbe capire. Un assessore lavora di più. Certo, con la nuova legge. Amministra, però prende di meno di un consiglio comunale che non lavora. Cioè, tipo questi, va nel consiglio comunale. Non lavora, ma suda. Dicono: presidente, mi mette la presenza, il segretario gli mette la presenza. Se ne vanno e calmo Sandero. Quanto costa? 1200 euro? 1200, 1300, ma di più, perché poi sono le indennità, le cose. Comunque, non noi siamo qua. Noi cosa diremo? Arai! Non siamo qua su queste quisquiglie. Arai! Perché oggi parliamo del Movimento per l'Autonomia, un nuovo movimento politico autonomista che sta organizzando a Piazza Armenia una casa di accoglienza per politici riciclati. Come? Non lo sai? Non lo sapevo. No, insieme all'assessore Lina Grillo, che li sta aiutando perché lei è molto esperta, stanno organizzando una casa di accoglienza per tutti i politici riciclati di Piazza Armerina che hanno fatto politica negli anni passati e che poi non hanno avuto gloria. E allora loro, per dovere morale, perché queste persone magari non riescono, cioè, se non fanno politica stanno male, hanno organizzato una casa di accoglienza ai sensi della legge regionale 22 del 1986, in cui ci sono previste una serie di figure. C'è esempio lo psicologo dell'MPA. Quindi vanno tutti nell'MPA? Vanno tutti quelli che non hanno avuto fortuna, gli ex sindaci vanno nell'MPA, tutti vanno nell'MPA, e loro in questa casa di accoglienza per politici riciclati gli fanno un percorso di riabilitazione e quindi vengono di nuovo ricandidati a sindaco. Quindi psicologi, psichiatri, tutti ci sono. E diciamo, l'MPA, Mattia sta organizzando, diciamo, tutta l'equipe, l'entourage che deve curare i politici riciclati. Ma poi, e poi sfare in scarpe a Mattia, perché appena li cura. E che se diventano a Renasani, suppongono. Quindi Mattia cosa sta facendo? Li sta curando. Appena ci dura tutte le cose, questa corsa tutti verso l'MPA, andiamo tutti nell'MPA. Ora mettiamo anche nel sito un tesseramento online del Movimento per l'Autonomia, e tutti coloro i quali vogliono iscriversi a questa casa di accoglienza, per la retta verrà pagata, indovina da chi? Da chi? Dalla regione siciliana. Ah, qui ci pensa Federico II. quindi tutti i politici di una volta, addirittura anche il nostro amico Ignazio Furna di Stambrasena, nell'MPA. Ma non se n'era mai mi andato. Pare l'ex sindaco, quello Ivan Velardita, quello che... Ma a proposito, cittadini, amici del blog, ho visto ieri una TV, che non è la nostra, non dico chi, dillo,
Teleosi. 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 E ho visto qui una vecchia immagine che intervistavano in piazza Garibaldi il sindaco della città, Ivan Bellardita, e Michelangelo Trebastoni, che era completamente diverso rispetto ora. E vabbè, è invecchiato il caro Angelo Trebastoni, è invecchiato. Comunque ragazzi, andiamo avanti, perché dove sta Guglielmo sta crollando. Sta crollando tutto. Ragazzi, la casa di Guglielmo è bella perché tutti affacci, vedi tutto il centro storico. E c'è sta Guglielmo, ma te stanno lavando. Ma stanno lavando fino a casa Herrera. Cacchio, prima la gente si lamenta. Ora la casa gli sta... Comunque la gente, ieri siamo scesi giù con la televisione, e si chiedono, ma dove sono finiti questi due progetti? Da, visto che ormai PD e Federico II si dà stessa cosa. Procacciandi! I progetti! Procacciandi, tu che stai seduto nel tuo ufficio in via Garibaldi, in via Rai. In via Rai. Come siamo combinati, tu che, nella, tu che sei il Bertolaso di Piazza Lunga, e Cristiano Scarri. I tuoi progetti, una soffermana a Carrapipi. Ci misero i vitri. Ci misero i vitri, da. Rai, d'angrolla. Comunque, Procacciandi, datti una smossa, anche perché bisogna darsi una smossa, perché sono gli alberi del generale Cascino. Tommano, c'è Nardo, che sì, che mi ha mandato una mail a Sebastiano Arena. Agostino, ti prego, che era molto, sai, molto triste Sebastiano. Sudava anche lui. Ma sudava di freddo, perché era, aveva questo, c'è questo albero al generale Cascino che è morto, e allora, insomma, è un problema, quindi faceva appello per tagliarlo. Giuseppe Di Prima, tagliamo l'arbole, andiamo avanti. E hai detto a lei che succedeva, ca? A maniera. La miniera di... però stava parlando troppo di Mattia. E già parliamo di... allora forse perché siccome Mattia si sta interessando della miniera di Pascosia, perché vuole mettere la miniera di Pascosia alla casa, ah, la casa della Pugliese, ecco, come là ci sono turni, dai, il su terra, in terra, dai, guardatena, e li cura, il cura dentro, su terra, però infatti la vuole ribonificare, la vuole riadattare, certo, la vuole... tutti questi politici cambiati da sotto a 200 metri, messi là, no, fanno percorsi di riabilitazione, sniffano un po' della radioattività, che ti giusto, perché a Pascosia c'è il segreto di Stato. Nel 1990 hanno messo le scorie radioattive, quando qualcuno cerca di entrarvi dentro, perché questo consigliere provinciale che si chiama Malfitano, che non ha capito nulla dalla vita, che oggi se la piglia con la commissione provinciale di Enna, che invece è una che ha fatto realmente il proprio dovere, non è potuto andare avanti perché c'è il segreto di Stato, Malfitano, non si può entrare. Quindi al posto di fare bla bla bla, cercate di fare delle cose serie a livelli alti, Federico II, a livello di governo, perché ci hanno messo le scorie e poi ci hanno messo il segreto di Stato. Nessuno può, un timbro, nessuno ci può andare, nessuno può sapere nulla. E noi, poveri cittadini ennesi, moriamo, ne subiamo tutte le conseguenze e moriamo di cancro. Andiamo avanti, Guglielmo, parliamo di sport a Rai. Sport, allora, Rai. Abbiamo pochi minuti, ma ne parleremo. Rai, 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 all'Armerina, a Zutano. Come fu? Un racconto allucinante. Spattano 50 tifosi dalla città di Tevia. Allora, quindi aspetta, in un minuto devi fare una telecronaca alla Caressa, come si chiama, Caressa, che dove Sky, su quello che è avvenuto dal nostro inviato a Delia, Guglielmo Bongiovanni, che ci racconta la partita tra il Delia e il Piazza Armerina. Guglielmo, allora, cosa è successo? In 20 secondi, episodi di violenza contro dirigenti e squadra dell'Armerina del patron Renzo Amore. Appena sono arrivati, il pullman all'1:30 è stato investito da pietrate, 50 tifosi hanno strattonato, sputato e colpito i giocatori dell'Armerina prima, durante e dopo la partita. Vergognoso, 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 vergognoso. Però vergognoso. È vergognoso. Partita finta, finita 3-0 per questi del Real Petilia, e l'arbitro per 90 minuti ha consentito che i nostri giocatori venissero picchiati senza che lui prendesse nessun tipo di provvedimento, e alla fine ha fatto anche la doccia con i giocatori della squadra di casa. È vergognoso. In che senso ha fatto la doccia? Ha fatto la doccia, questo non lo so. Dai, invece va bene il calcio a 5. Il calcio a 5 è la Deportivo Don Bosco, allenata da Agostino Sella. Allenata da Agostino Sella, ha vinto 8-5 col Mazzarino. E domenica? E domenica c'è il derby tra Deportivo Don Bosco e la squadra Pruzia di Gino Avola, Renzo Amore. E lui ha promesso che se vince fa due giri del Cascino in bandolini. In bandolini. Quindi ragazzi della Deportivo, sappiate che il vostro allenatore, se vincete con l'Armerina, Agostino farà in pantaloncini e in magliettina due giri attorno al Cascino a correre per festeggiare il vostro impegno, la vostra grinta, la vostra carica. Lancia e resta pronto, via!